Bentornati al Palo d'Aria, amici e amiche di Volley Life. È in battuta per il primo set per Aurelio. Giorgia Buccini batte benissimo, piega le mani della difesa avversaria, nello specifico la numero 3 Alessia Scenna, e si aggiudica il primo punto dell'incontro. Adesso torna in battuta la stessa Buccini. Abbiamo detto è una giocatrice universale, sostanzialmente ottime doti di palleggio, più di una volta viene impiegata infatti in diagonale al proprio opposto. Errore di impostazione, di contrattacco nello specifico da parte di Civitavecchia, che regala il secondo punto alla formazione in maglia rossa. Di nuovo in battuta quindi Giorgia Buccini. Molto concentrate le ragazze in campo. Adesso attacca Civitavecchia, trova la ferma posizione del muro con la numero 3 Francesca Macci. Riceve bene Ludovisi, imposta la gorga, attacco in primo tempo proprio della giovanissima centrale Francesca Macci, classe 1998, 17 anni per lei, chiamata in buona sostanza a sostituire la grande assente di questi ultimi incontri, la centrale Ludovica Piccinini, che si è infortunata poco prima dei playoff. Ancora in battuta Giorgia Buccini, letale in questa fase dell'incontro. Difetto di comunicazione clamoroso nell'attacco di Civitavecchia, che viene replicato da una ricezione che grida vendetta da parte della numero 12 Rosemary Ricciardi. Molto molto contratte le ragazze di Civitavecchia, non riescono a dare un senso al proprio gioco, almeno in questa fase iniziale, ed Aurelio sta imperversando. Ancora battuta insidiosa da parte della Buccini, riceve molto bene la Ludovisi, imposta per l'attacco in posto 4 di Laura Montesano. Dall'altra parte replica la numero 3 Alessia Scenna. Ancora la Montesano con un pallonetto, si difende come può Civitavecchia e arriva il primo punto per il ragazzo del litorale laziale con la numero 5 la centrale Michela De Angelis, classe 1990. Vediamo inquadrata Ilaria Ludovisi, non è riuscita a ricevere come aveva fatto nelle precedenti occasioni e non ha consentito alle sue compagne di squadra di poter contrattaccare. Adesso riceve sicuramente meglio dell'occasione precedente, prova con una fast Aurelio, ma viene ben difesa da Civitavecchia. La palla si inalbera su questo attacco di Rosemary Ricciardi e viene replicata dalle ragazze di Aurelio in maglia rossa. In battuta adesso Laura Montesano. Vediamo che tipo di battuta adotterà. Nel frattempo ci sono i due arbitri a colloquio. Vediamo probabilmente per un'interpretazione di una fase del gioco antecedente. Stiamo osservando. Ricordiamo che solitamente nel campionato di Serie D, anzi nella regular season, nel campionato di Serie D, è presente un arbitro unico. Per i playoff invece è stata adottata la doppia soluzione della doppia conduzione arbitrale, primo e secondo arbitro. Adesso il secondo arbitro si trova a colloquio con il primo ed unico allenatore della SD Civitavecchia Volley, Alessio Pignatelli, mentre il primo sul seggiolone sta comunicando molto probabilmente le stesse identiche decisioni al capitano di Aurelio, Germana Gorga. Si torna in campo, le atlete hanno ripreso la loro posizione. In battuta, come vi avevamo anticipato, Laura Montesano. Eccolo a colloquio anche con le ragazze della sua formazione, si stanno scaldando. Ha richiesto la formazione la giocatrice numero 7 Evelyn Guana, onde evitare problemi di infrazioni, proprio di fallo di formazione sulla battuta avversaria. Evelyn Guana, che è stata soprattutto nella partita dell'andata una vera spina nel fianco per Aurelio, battatrice dell'incontro. Segna questo ace sporco Laura Montesano, approfittando della cattiva ricezione di Rosemary Ricciardi. In queste fasi iniziali le due giocatrici di Aurelio in battuta l'hanno presa di mira, probabilmente l'ordine di scuderia proprio quello di battere su questa giovane giocatrice, che non è abilissima nella ricezione.
Stessa sorte, adesso tocca però al libero, al numero 13, Simona Superchi, chiamata a cercare di soccorrere la propria compagna di squadra, Rosemary Ricciardi, ma anche questa volta l'esito è stato abbastanza scontato e siamo arrivati sul 7-1. Esagera questa volta nella battuta Laura Montesano, va fuori di un 30 centimetri e ci troviamo sul 7-2 per la formazione di casa. In battuta con il numero 3 Alessia Shen. Buona ricezione del libero Potestà. Confusione sotto rete adesso tra le centrale centrale di Aurelio e il martello di Civitavecchia. Attacca a tutto braccio Ilaria Luorisi e complici le mani del muro riesce a trovare il suo primo punto personale. 8-2 per Aurelio. Ecco, la vediamo inquadrata. Solitamente molti punti arrivano dalle sue mani, dalle sue giocate. Ci ricordiamo anche nella partita alla quale abbiamo assistito qui durante il campionato contro Tivoli. Attacca ancora da posto 4 di Rosemary Ricciardi che non ha esito. Attacca Guana a tutto braccio e poi risponde Laura Montesano con questa giocata che ha trovato sfornita la difesa impreparata e sfornita di adeguati cautele la formazione, la difesa della formazione in maglia nera di Civitavecchia. Adesso in battuta, tutta spostata a sinistra, la Macci, ancora su Rosemary Ricciardi, quindi questo evidentemente è l'input che ha dato il coach Marco Aprico. Questa fast micidiale di Giulia Fedele che gioca con il block out della Ricciardi. Giulia Fedele è la centrale numero uno della formazione di Aurelio. L'altra volta quando siamo stati qui nello scontro contro Tivoli si è aggiudicato il titolo di MVP dell'incontro. Davvero molto molto importante il suo apporto alla formazione del Municipio 13, ancor più adesso che manca Ludovica Piccinina, comunque egregiamente sostituita e rimpiazzata tra virgolette da Francesca Macci. Davvero una giocatrice all'altezza, nonostante la giovane età, davvero una giocatrice all'altezza del grande cammino seguito da Aurelio durante la stagione regolare e anche durante i playoff. Sicuramente è un incontro molto molto diverso rispetto a gara 1, lo avevamo anticipato, è partita davvero in quarta la formazione in maglia rossa, adesso ancora in battuta con Macci. Sempre su Ricciardi, in posto 5, prova una prima intenzione il libero, la numero 1 Morini, non ci riesce ma riesce poi a far segnare la propria formazione. Rientra in campo nelle rotazioni il libero di Alerio Giorgia Potestà. Al termine dell'incontro ricordiamo che le sarà assegnato il titolo di miglior libero volley life per la categoria D. Spara fuori Ilaria Ludovisi, non ha calibrato bene il suo attacco potentissimo, non riesce a trovare la linea, la parallela che stava cercando e la palla termina fuori per il 10-4 in favore della formazione di casa. Adesso in battuta le ragazze in maglia nera. Riceve Laura Montesano, imposta poi Giorgia Podestà per un attacco da seconda linea dai 3 metri da parte di Ilaria Ludovisi. Cerca un appoggio, anzi è costretto un appoggio il libero di Civitavecchia. Sull'attacco di Ludovisi la palla resta tra le due centrali. Molto brava la Fedele a evitare il contatto tra la palla e il proprio campo, ma non riesce poi a impostare in maniera adeguata e arriva il punto di Rosemary Ricciardi. Quadrata anche la numero 7 di Civitavecchia, giocatrice di grandissima esperienza, Evelyn Guana, capitano della formazione del litorale laziale. Ancora da posto 4 ci prova la Ludovisi, ottimo muro di Fedele e Gorga. Non può nulla questa volta la ricezione della Buccini sull'attacco prepotente proprio di Evelyn Guana. Adesso si avvia alla battuta e siamo 10-6, piccolo blackout per la formazione in maglia rossa.
che solitamente stenta nei primi set, deve trovare bene le misure dell'avversario, soprattutto in difesa. Non è stato questo però il caso. Attacco ancora in posto 4 della Ricciardi, che complici le mani del muro, comunque ben schierato, riesce a trovare il block out e quindi il punto del 10-7. Si rifà sotto prepotentemente Civitavecchia. Si fa sentire anche il coach Alessio Pignatelli dalla panchina, riceve molto bene in posto 5, la poi appoggia con la fast la Fedele, ancora Civitavecchia nelle mani della Ricciardi, doppio intervento poi di pasticcio in difesa per Aurelio, riesce comunque Aurelio a finalizzare con una parallela che per poco non con una diagonale che per poco non sorprende la formazione Civitavecchia, che però con la palla out, l'attacco out di Germana Gorgia regala il punto agli avversari, quindi 10-8 per la formazione di casa, punteggio e giocate che costringe mister Marco Aprigo a parlarci su, a chiedere il time out. Andiamo proprio sulla panchina di Aurelio, vedete molto molto sereno l'atteggiamento del coach Aprigo, coadiuvato dal secondo allenatore Paolo De Paulis. In realtà tra le due formazioni, tenuto conto anche del cammino che si è avuto in campionato, la differenza è maggiore rispetto a quella che si è vista poi in gara 1. Nel caso Civitavecchia sta dando fondo a tutte le proprie energie, anche di carattere mentale e psicologico, per affrontare una formazione di altissimo livello quale Aurelio, che ha l'obiettivo dichiarato della promozione in Serie C. Siamo tornati sul campo, sempre 8-10 per la formazione di Aurelio. Attacco sempre in posto 4 di Ilaria Ludovisi, Rosemary Ricciardi. Il posto 4 è molto trafficato in queste prime battute, difende bene adesso Civitavecchia, appoggia ma fa buona guardia a Potestà, imposta ancora la Gorgia per il solito attacco da posto 4 di Ilaria Ludovisi. Adesso passiamo ad una pipe di Laura Montesano, che mette in difficoltà le avversarie. Free ball per Aurelio, prima intenzione ancora della Gorgia che non ha un buon esito, di nuovo la Gorgia per l'attacco in posto 4 che si conclude una diagonale della numero 26 della Ludovisi. In ogni caso poi la palleggiatrice di Civitavecchia numero 1 Ilenia Morini riesce a trovare una facile giocata nel campo avversario e quindi Civitavecchia è pienamente in partita, 19 per la formazione in maglia rossa. Ancora Gorgia per una fast della Fedele che va nettamente fuori per il 10 pari, prima parità dell'incontro. Viene inquadrata Giulia Fedele, bellissima giocatrice di questa Serie D, abituata a prestazioni di altissimo livello con un punteggio, score personale notevole. Nel caso di specie però non è riuscita a finalizzare questa fast, ci riprova subito e ci riesce alla grande. Attacco prepotente con primo tempo molto ravvicinato, attaccato a rete, riesce a rimettere di nuovo il muso avanti la formazione di Aurelio, adesso in battuta con il capitano Germana Gorgia. Palla appoggiata sempre tra il posto 5 e il posto 4, attacco da posto 4 della Ludovisi. La palla dovrebbe aver preso il nastro, nel caso gli arbitri lasciano giocare e arriva il block out di Evelyn Guana. Terzo punto personale per lei se non andiamo errati. Una delle mattatrici dell'incontro di gara 1, anche fuori casa il suo talento e il suo carisma si fanno sentire. 11 pari e in battuta Civitavecchia. Ancora in posta Gorgia, attacco in posto 4 adesso per l'opposto, per l'altro opposto Giorgia Buccini. Pipe di Laura Montesano ben piazzata, difende bene questa volta Ricciardi. Attacco da posto 2 della Guana, scambio molto lungo in questo frangente, le squadre sono ben studiate, adesso in realtà il set è molto equilibrato. Appoggia con un grandissimo colpo balistico, precisione da Bicher,
e a Ludovisi, una diagonale morbida appoggiata tra il posto 2 e il posto 1 che lascia sorprese le avversarie. La banda romana adesso è imbattuta, riceve il libero di Civitavecchia per l'attacco a tutto braccio, diagonale molto molto stretta da parte della numero 13 Simona Superchi, no chiedo scusa, da parte della numero 3 Alessia Scenna, e siamo di nuovo in parità. Attacco out, ha sbagliato questa volta la centrale di Civitavecchia, la numero 19 Claudia Germoglio. Guarda, noi inizio di partita come banda, in realtà sta occupando il posto 3. Ancora Giulia Fedeli in battuta, sempre su Rosemary Ricciardi. Attacco da posto 2 di Evelyn Guana che porta i suoi frutti, di nuovo parità. Incontro che sta procedendo di pari passo per le due formazioni, che dopo una partenza a razzo da parte di Aurelio, 7-1 ricordiamo il risultato iniziale, il break iniziale, ha subito il ritorno delle avversarie e adesso subisce il superamento per il 14-13. Un po' di fantasmi nella testa delle ragazze di Aurelio, probabilmente un residuo non smaltito della gara 1, dove soprattutto nel primo set sono state messe molto in difficoltà dalle ragazze del litorale romano. Appoggia la numero 3 la banda di Civitavecchia, attacca, contrattacca ora Aurelio per questa fast ben difesa dalla Gorgan, però non è seguita dalle proprie compagne, difetto di comunicazione tra il centrale Francesca Macci e il libero Giorgia Protestà, che costa il parziale di 2-0 rispetto all'aggancio operato da Civitavecchia. Contrattacca Aurelio, in qualche modo riesce a trovare la possibilità di mandare la palla dall'altro lato, e questa volta, anche se in maniera rocambolesca, non replica la giocata precedente, la palla va out, siamo 15-14 per la formazione ospite. In battuta Giorgia Buccini, Alessio Pignatelli il coach di Civitavecchia carica le proprie ragazze, presentandosi questa sera ad Alerio con una formazione un po' rimaneggiata, sono 9 elementi rispetto agli 11 che può schierare e vantare Aurelio. Ci sembrava un quarto tocco da parte di Civitavecchia, l'arbitro lasciano giocare. Ancora attacco della banda che piega le mani della numero 26 di Aurelio, Ilaria Ludovisi. Se non andiamo errati è stata ancora una volta Alessia Scenna in posto 4 a tutto braccio a trovare il punto per la prova formazione, 16-14 Civitavecchia. Cerca in battuta la parallela, free ball che viene regalata a Civitavecchia che non capitalizza, però c'è una cattiva comprensione tra le ragazze in maglia nera che consente ad Aurelio di arrivare al proprio 15° punto. Battuta da Laura Montesano in posto 6, attacco di Rosemary Ricciardi a tutto braccio, ma la palla scivola lungo il braccio e la giocatrice di colore trova il pieno della rete, quindi siamo di nuovo in parità. Vediamo come reagirà Aurelio adesso a questa ritrovata parità tra le due formazioni, almeno dal punto di vista del punteggio. Ancora passa Germana Gorga per l'attacco in posto 4 Laura Ludovisi, riceve come può il libero di Civitavecchia, viene regalata infatti una free ball a Aurelio che la sfrutta in questo modo con una fast prepotente di Francesca Macci. Francesca Macci, siamo al terzo punto per lei almeno in attacco. Di nuovo in battuta Laura Montesano, di nuovo in vantaggio Aurelio. Partita emozionante dal punto di vista dell'andamento, non moltissimo del gioco, al di là dell'abbrivio nel quale
Aurelio, non ha fatto sconti, non ha fatto prigionieri, poi di là la partita è scesa leggermente a livello qualitativo, ma a livello di emozioni regala sempre qualcosa di soddisfacente a voi spettatori e a noi cronisti che la stiamo seguendo. Si è imbattuta Laura Montesano per il punto che Aurelio è riuscita a mettere a segno, quindi 18-16 per la formazione di casa. Battuta prepotente in posto 6. Chiama fuori la palla lo stesso coach Alessio Pignatelli, ma la palla in realtà danza sulla linea laterale del posto 4 per il 19-16, che obbliga il coach del litorale laziale ad un time out e a parlarci su. Nel frattempo vediamo inquadrato il folto pubblico del municipio 13 che è venuto a sostenere le proprie beniamine. Ricordiamo che anche l'altra squadra dello stesso municipio, nello specifico la SD Roma 86, che si è classificata al quinto posto del girone A, la Serie D regionale, è impegnata nei playoff e d'affronta, se non ricordiamo male, proprio la SD DBC Viterbo. Entrambe le formazioni di questo municipio romano sono impegnate quindi nel tentativo di abbandonare la categoria nella quale militano per approdare a un sogno che in questo caso è contrassegnato dalla lettera C. Ancora Laura Montesano, battuta sempre molto tesa, sempre sulla Ricciardi che non è il massimo della ricezione, lo dimostra anche questa volta, siamo 20-16. Forse un po' più a cuor leggero adesso sono le ragazze di coach Marco Aprigo. Battuta ancora Laura Montesano, questa volta riceve con un palleggio la Ricciardi, che attacca tutto braccio fuori senza trovare alcuna posizione del muro, esagera in questa diagonale, molto probabilmente un po' di ansia da prestazione per compensare l'errore precedente. Attacco chirurgico, anzi battuta chirurgica da parte di Laura Montesano nella zona di nessuno, dove si vanno a intersecare le varie linee di conflitto delle zone del campo avversario. Non ci arriva il libero numero 13 Simona Superchi, e punto del 21, punto del 22-16, che viene subito replicato dal 23-16 con un'altra battuta di Laura Montesano. Ha messo la freccia adesso Aurelio in battuta, così come nella parte iniziale del set il divario si era creato proprio sulla battuta delle giocatrici di Aurelio e la cattiva ricezione iniziale da parte di quelle di Civitavecchia. Così in questa fase finale Aurelio ha messo la freccia e ha superato le ragazze in maglia nera. Ottima guardia da parte di Francesca Macci sotto rete, davvero una buona prestazione per lei, se escludiamo quell'errore di comunicazione con il proprio libero sulla ricezione della propria compagna di squadra. Nel frattempo arriva però il punto del 25-16, netta vittoria da parte di Aurelio in questo primo set, nonostante abbia visto i fantasmi di gara 1 come avevamo anticipato in precedenza. Bene amici e amiche di Valle, noi vi diamo appuntamento per la seconda parte dell'incontro.